No, ma poi non sono tutti, riguardano tutti. Allora, buonasera a tutti. Intanto davvero un grazie molto sentito a Werner Herzog, che è stato tutt'oggi gentilissimo e ha severamente concesso al massimo delle sue forze. Quindi lo ringraziamo tanto, perché era a Genova a fare questa recita di un'opera lirica, Giovanna d'Arco, ed è venuto qua proprio per inaugurare la sua retrospettiva. Una retrospettiva che cade appunto a 10 anni dalla Guerra del Golfo, un film documentario molto bello. Ci sono pochissimi testi e abbiamo scelto di lasciarli così, con i sottotitoli in inglese. Vedrete che all'interno della colonna sonora ci sarà appunto Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Ah, sono italiano? Beh, allora tanto meglio, perché ci avevamo fatto il dubbio, quindi... In inglese. Il testo, scusate, è parlato con voce fuori campo in inglese e su 55 minuti ci sono forse... Non è che non c'è problema. E niente, intanto insomma cedo subito la parola al critico Morando Morandini, che presenterà un po' quello che è stato il lavoro di Werner, anche perché la retrospettiva sarà su due sale, sia qua al Cinema Astra che al Cinema Edison, assieme a una mostra molto bella di immagini tratte da Fitzcarraldo e da Cobra Verde, realizzate dal fotografo qua Beat Presser. Niente, lascio subito la parola. Ricordo che il martedì prossimo, il 15 maggio, ci sarà un altro ospite degli eventi collaterali alle celebrazioni verdiane, che sarà il premio Nobel alla letteratura José Saramago, al Teatro al Parco, lì al Teatro delle Briciole, e sarà sempre diviso in due l'incontro, uno alle 15.30 e l'altro, con un reading anche dei suoi testi, e l'altro a sempre alle 9. Prego Morando Morandini, grazie. Buonasera. Werner Herzog è un cineasta unico, secondo me, nel panorama, cioè non soltanto nel panorama del cinema tedesco, ma unico nel panorama, diciamo così, del cinema europeo, perlomeno. È nato il 5 settembre del 1942 in una valle nascosta della Baviera, ai confini col Tirolo, e ha passato i suoi primi 11 anni in una casa di contadini, anche se non era figlio di contadini. E ho saputo stamattina, anzi oggi pomeriggio, che a 11 anni non sapeva nemmeno che esistesse il cinema, e ha visto il suo primo film a 13 anni, anche se da quel poco che si sa, già a 15 o 16 anni aveva deciso di fare il cinema. Dare una definizione di Herzog e del suo cinema è molto difficile, è un'impresa quasi impossibile. Io mi ci arrischio e direi che le componenti principali del suo cinema sono la forza visionaria. Se voi andate a leggere quello che si scrive sui film di Herzog, quasi sempre troverete la parola visionario, il che è già abbastanza strano per un regista che è tra i pochi che hanno alternato regolarmente il cinema di fiction e il documentario, anche se i suoi sono
sono dei documentari molto speciali, e tant'è vero che io preferisco chiamare i suoi film film di fiction e film di non fiction. Gli altri componenti sono una concezione tragica e mistica della condizione umana, un profondo pessimismo sulla civiltà occidentale in cui viviamo, una specie di gusto, di spinta al rischio anche fisico nel fare il cinema, nel fare il cinema in circostanze molto difficili e in alcuni casi anche quasi impossibile, dove c'è chi vede una spinta quasi all'autodistruzione e dall'altra una forma di megalomania, la ricerca continua di un limite da oltrepassare, e poi l'assillo di confrontarsi con la realtà nel suo divenire e con la natura nelle sue manifestazioni più primitive, più selvagge, ma al tempo stesso di cambiare, di trasfigurarla in qualche cosa d'altro. È lui stesso che rifiuta un certo tipo di definizione. Già nel 1977 diceva: io non sono un tedesco romantico, come mi hanno chiamato su Playboy, ho veramente poco a che fare con l'espressionismo, come è stato spesso dichiarato, non sono un tipico artista del XIX secolo, e di fatto non sono tedesco in quel senso generico, sono bavarese del tardo medioevo e sono fisico. E questo aggettivo di fisico è molto importante, secondo me, chi ha visto almeno qualcuno dei suoi 45 titoli, credo, pressappoco della sua carriera, e capirà quello che voglio dire. Oggi, per esempio, sulla Gazzetta di Parma, nel titolo che presenta il suo soggiorno a Parma di quest'anno, dice: il famoso regista. Beh, famoso fino a un certo punto, perché in Italia dei suoi film di fiction ne sono circolati 5-6, l'unico che ha avuto un buon successo di pubblico è Nosferatu, che da un certo punto di vista è il suo film meno originale, anche perché non dico che sia il remake, il rifacimento di un famoso film di Murnau del cinema muto, ma è comunque, si ispira alla stessa storia, e gli altri film hanno avuto poco successo. Poi c'è alcuni altri suoi film che hanno girato soltanto nel cinema di sé. La definizione più facile di Herzog è quella di chiamarla il viaggiatore. Fra l'altro, lui ha cominciato a viaggiare dopo aver passato 11 anni in questa valle della Baviera, ha cominciato a viaggiare a 14-15 anni in Grecia, in un'isola dove suo nonno archeologo aveva fatto importanti scoperte, in Egitto, nel Sudan, ai confini con l'Albania, proprio perché allora era un paese inaccessibile, e un soggiorno di 3 mesi a Manchester, in Inghilterra. Molti dei suoi film
molti dei suoi film sono stati girati all'estero. Il suo primo lungometraggio, che si chiama Segni di vita, Lebenszeichen, fu girato nell'isola greca di Kos. In quello stesso periodo lui girò un breve documentario a Creta e a Spinalonga, poi ha fatto un film sui medici volanti dell'Africa orientale, seguito da Fata Morgana, film che è stato visto anche in Italia, che è una specie di viaggio dal Kenya, Tanzania, Sahara, tra Algeria e Niger, Costa d'Avorio, Mali, Camerun. Aguirre è stato girato nella foresta amazzonica, nel Perù. Ci fu un giorno, nell'agosto del 76, mentre stava montando un suo film che si chiama Cuore di vetro, quello girato in Germania, viene a sapere una notizia che, dice lui, lo costringe a partire. E la notizia era che nell'isola di Guadalupe il vulcano La Soufrière stava per esplodere. Tutti gli abitanti delle zone a rischio erano stati evacuati, e tranne uno, un contadino che non voleva andare via, e lui voleva fare un film su quel contadino. È partito con due operatori e l'ha fatto. Poi, la ballata di Strozek nella seconda parte è girato negli Stati Uniti. Fitzcarraldo, siamo nelle foreste dell'Amazzonia, dove sognano le formiche verdi, in Australia. E Cobra Verde, tra il Brasile e l'Africa occidentale. Grido di pietra, si arrampica su Cerro Torre in Patagonia, una cima che tra l'altro fino a 30 anni fa non era mai stata scalata. Negli anni 90 Herzog ha lavorato poco per il cinema, ma bene, e molto per il teatro. Ha aperto il decennio con il film che vedrete questa sera, che in italiano si chiama Apocalisse nel deserto, e nel titolo originale Lezione in Finsternis, che significa lezioni nell'oscurità, perché Herzog è anche un cineasta, diciamo, notturno. Ci sono poche parole. È un film sul dopo la guerra del Golfo nel Kuwait, o Kuwait come volete, dove però la guerra non è mai nemmeno nominata. È un film dove parlano le immagini, i rumori della civiltà, il silenzio del deserto, i lamenti di due vittime, che poi sono due madri, e parla soprattutto la violenza dei pozzi petroliferi in fiamme. Anche in questo film Herzog non si limita a fotografare l'esistente, ma a trasfigurarlo poeticamente in immagini che ne svelano la verità nascosta. L'altro film che ha girato, che è secondo me un falso documentario, è un ritratto di Klaus Kinski, ed è intitolato in italiano Kinski, il nemico più caro, in cui racconta i suoi rapporti con questo attore, forse più pazzo di lui, con cui ha fatto cinque film.
Per chiudere vorrei dire che durante l'anno scorso una delle migliori riviste di cinema che escono in Italia, che si chiama Cineforum, il mensile, ha messo insieme e in fila 125 registi da portare nel nuovo secolo, cioè che ci possono accompagnare, che sono stati ritenuti capaci e degni di accompagnarci almeno nel primo decennio del nuovo secolo. Tra questi 125 registi c'è anche Herzog. Voglio dire che se fossi costretto sotto tortura a fare una lista simile con soli 25 registi, ci metterei anche lui. Grazie. Ich möchte mich für die Einführung sehr herzlich bedanken und auch für die Einladung sehr herzlich bedanken. Ringrazio molto per questa introduzione e vi ringrazio anche per avermi invitato oggi. Ich möchte auch mich besonders bei Pietro Medioli bedanken, der mit mir an Filmen gearbeitet hat und an Operninszenierungen gearbeitet hat. Vorrei ringraziare anche Pietro Medioli che ha collaborato con me nella realizzazione di film per la messa in scena di opere liriche. Und Pietro hat ja in diesem Kino hier auch eigene Filme schon gezeigt. Pietro ha anche già mostrato, proiettato dei suoi film proprio in questa sala cinematografica. Freue mich, dass ich nach ihm kommen kann. E spero che sarà ancora presente con le sue opere. Und Beat Bresser, ein lieber Freund, der die schönsten Fotos gemacht hat von Filmen, Cobra Verde, Fitzcarraldo zum Beispiel, schönsten Fotos von Kinski. E ringrazio anche Beat Presser, oggi presente, che ha senz'altro scattato le foto più belle di Kinski durante i lavori di ripresa di Fitzcarraldo e Cobra Verde. Sie können eine Ausstellung der Fotos sehen in einem anderen Kino, ich weiß nicht wie heißt es. In un altro cinema all'Edison è al momento in corso una sua esposizione. Dieses Kino hier ist auf den ersten Blick ja etwas Besonderes auch. Già a prima vista questo cinema è un po' particolare. Man kann ja nicht so ohne weiteres erwarten, dass ein Kino so gutes Programm zeigt. Perché senz'altro non si può dare per scontato il fatto che un cinema offra un programma così buono. Ich habe draußen gesehen, dass ab dem 17. Mai Die Zeit der betrunkenen Pferde, ein iranischer Film, gezeigt wird. Ho visto che è in programma a partire dal 17 maggio un film iraniano, Il tempo dei cavalli ubriachi. Ich habe den Film schon gesehen. Io ho già visto il September, film. Im letzten September. Und in 10 Jahren habe ich keinen Film gesehen, der mich so bewegt hat. Ho visto il film nel mese di settembre dell'anno scorso, era da 10 anni che non vedevo un film che mi toccasse così profondamente. Ja, ich erwarte von allen von Ihnen, dass Sie hier auch wieder sind, um den Film zu sehen. Quindi mi aspetto da ognuno di voi che siate tutti presenti per vedere questo film che verrà proiettato. Ich werde durch Pietro nachprüfen lassen, Namen für Namen, ob Sie auch gekommen sind. E farò controllare a Pietro nome per nome che siate venuti tutti. Ich weise auch auf den Film hin, weil aus dem Iran derzeit die besten Filme der Welt kommen. Devo dire che a mio parere al momento dall'Iran vengono i più bei film del momento. Ich würde gerne ein bisschen etwas über den Film heute Abend sagen, Lektionen in Finsternis. Vorrei dire due parole sul film che verrà proiettato stasera, Apocalisse nel deserto. Es wird nicht ganz einfach für Sie sein, weil der Film ja in englischer Sprache gezeigt wird. Non sarà semplice per voi perché il film viene parlato in lingua inglese. Aber Sie müssen eben die Intelligenz, wenn Sie nicht Englisch sprechen, dann müssen Sie auch die Intelligenz von Analphabeten haben. Ma anche se non parlate inglese, dovete avere l'intelligenza degli analfabeti. Und das hat Henri Langlois immer gefordert. Das ist der Mann, der die Cinémathèque in Paris gegründet hat. La persona che ha fondato la Cinemateca a Parigi,
Henri Langlois. Henri Langlois. Und der hat Filme in Russisch gezeigt und in Japanisch ohne Untertitel und trotzdem haben alle Leute das verstanden, was in den Filmen passiert ist. Proiettava film in russo e in giapponese senza che gli spettatori conoscessero le lingue. Tutti hanno sempre capito il contenuto. Sie sind die ersten, das erste Publikum in Italien, das diesen Film im Kino sehen wird. Voi ora siete il primo pubblico in Italia che ha l'occasione di vedere questo film. Und es werden 4 oder 5 Filme von mir noch gezeigt werden, die hier nie im Kino gelaufen sind. E verranno proiettati altri 4 o 5 film miei che finora non erano mai stati proiettati. Man hat ja in der Öffentlichkeit fast geglaubt, ich hätte nicht mehr gearbeitet. L'opinione pubblica credeva quasi che io non avessi più lavorato in questi ultimi anni. Aber ich habe 12 Filme in den letzten 10 Jahren gemacht. Negli ultimi 10 anni io effettivamente ho girato 12 film. Nur waren das quasi Dokumentarfilme. Solo che si trattava quasi di documentari. Und das ist ein klassisches Beispiel, wo es eigentlich kein Dokumentarfilm ist, sondern eher wie ein Requiem auf den Untergang einer Welt. E questo è un chiaro esempio di come non sia effettivamente un documentario, ma quasi un requiem sul declino di un mondo. Und es ist auch einer der Filme, der mir sehr lieb ist, weil ich in vielen Jahren jetzt immer intensiver versucht habe, eine ekstatische Wahrheit zu suchen in den Bildern. È uno dei film a cui sono molto legato, perché io negli anni ho cercato di mostrare nei miei film una verità estatica. Das ist unterschiedlich von rein faktischem. Das Faktische sehen Sie im Fernsehen. E questo è diverso dai semplici fatti. I fatti li vedete già in televisione. Und erwarten Sie keine Fakten über den Krieg in Kuwait und erwarten Sie keine Fakten über Irak. Quindi non aspettatevi dei fatti sulla guerra in Kuwait o sull'Iraq. Das ist ein Film, der etwas ganz anderes zeigen will. È un film che vuole mostrare qualcosa di molto diverso. Und nachdem ich diese brennenden Ölfelder gesehen habe, wusste ich sofort, das ist ein sehr großes Ereignis, das in anderer Weise im Film für unser Gedächtnis aufbewahrt werden muss. Appena ho visto questi pozzi petroliferi in fiamme, ho capito subito che era un grande evento che doveva venire conservato per noi all'interno di un film. Und wir erkennen unseren Planeten auch nicht mehr. Noi non riconosciamo più il nostro pianeta. Deswegen tut der Film so, als wäre es ein Science-Fiction-Film. Quindi per questo il film dà un po' l'impressione di essere un film di science fiction. Und noch einmal zu faktischer und ekstatischer Wahrheit. Ritorno un attimo al discorso della verità estatica e della verità dei fatti. Die Wahrheit der Fakten existiert sowieso nicht, das ist die Sache der Buchhalter. La verità dei fatti non esiste, è la verità dei contabili. Und hier in diesem Film ist sehr viel deutlicher als sonst, dass sich diese tiefe Schicht von Wahrheit nur durch Erfindung und durch Fantasie und durch Inszenierung ergibt. E con questo film diventa molto chiaro che lo strato profondo di verità può divenire reale, può venire mostrato solo con la fantasia, con l'invenzione. Ich will vielleicht auf einen geschriebenen Text, die Texte erscheinen alle in Deutsch, diese Kapitelüberschriften, leider in Deutsch, nur ohne Untertitel. Ich möchte auf einen hinweisen. Vorrei fare un breve accenno a un titolo che apparirà in questo film. Le scritte purtroppo appaiono sempre in lingua tedesca, senza sottotitolo. Und zwar heißt der Text der Zusammenbruch der Sternenwelten wird sich wie die Schöpfung in grandioser Pracht ergeben. Ich sage es in Englisch schnell auch noch. The collapse of the stellar universe will occur like creation in grandiose splendor. E questo titolo dice il crollo dei mondi stellari, così come la creazione avverrà con un enorme splendore. Ja,
Und darunter steht Blaise Pascal, der französische Philosoph. E sotto troviamo il nome di Blaise Pascal, il filosofo francese. Ich gestehe aber Ihnen gegenüber, dass dieses Zitat von Blaise Pascal von mir erfunden ist. Ammetto davanti a voi che io ho inventato questa citazione di Blaise Pascal. Und zwar, weil ich gerne habe, dass das Publikum auf einem sehr hohen Niveau in den Film einsteigt. E questo perché io voglio che il pubblico entri nel mio film a un livello molto alto. Und ich werde sie nie herunterlassen von diesem Niveau. E non vi consentirò di scendere da questo livello così alto. Vielleicht sollte ich auch zu den deutschen Zwischentiteln, zu den Kapitelüberschriften etwas sagen. Vorrei dire ancora una cosa riguardo a questi titoli tedeschi che appaiono nel film. Die Lektionen sind nummeriert. Le lezioni sono numerate. Und haben ganz einfache Überschriften, zum Beispiel der Krieg. E hanno dei titoli molto semplici, per esempio la guerra. Oder nach der Schlacht. Oppure dopo la battaglia. Oder Kindheit. Oppure l'infanzia. Oder wenn sie Firefighters, also wenn sie Feuerwehrleute sehen, zum ersten Mal steht da drüber eine Pilgerfahrt. Oppure per esempio quando si parla di pompieri troviamo un pellegrinaggio. Oder zum Beispiel sehen sie die letzte Lektion ist etwas komplizierter, da heißt es ich bin so müde vom Seufzen, Herr, mach, dass die Nacht komme. I said in English the last lection in darkness says I'm so weary of sighing, Lord, make that the night cometh. It's very biblical. L'ultima, il titolo così dell'ultima lezione è un po' più complicato, dice io sono così stanco di singhiozzare, o Signore fa che venga la notte. Yeah. Was vorhin gesagt worden ist, der Film war auch sehr physisch. È stato detto che il film era è stato molto fisico. Ich wollte nie filmen aus größerer Distanz mit einem Zoom mich näher bewegen. Io non ho mai voluto girare i film a una grande distanza, io voglio vicinanza. Das heißt, wenn mich etwas fasziniert, dann will ich auch physisch nahe heranrücken. Ossia, quando io sono affascinato da qualcosa, mi voglio anche avvicinare fisicamente. Und wir sind so nahe herangegangen, die Feuer waren 1100 Grad heiß. E mi sono avvicinato talmente tanto, gli incendi sviluppavano un calore di 1100 gradi. Bis ein Mikrofon zum Beispiel geschmolzen ist. Per esempio, un microfono si è fuso. Ja. Oder der Kameramann Paul Barriff, der ein großes Verdienst bei diesem Film hat. Pure la telecamera di Paul Barriff, che ha un grande merito nella realizzazione di questo film. Wir sprangen zusammen hinter einer Schutzwand hervor und fingen zu filmen an. C'eravamo riparati dietro un muro di protezione, avevamo cominciato a filmare. Und wir hatten Feuerschutzanzüge an. Portavamo naturalmente una tuta di protezione antincendio. Aber das Gesicht war zum Teil frei. Però in parte il volto era scoperto. Und die Hälfte des Gesichts von Paul Barriff war durch die Kamera geschützt. E metà del viso di Paul Barriff era protetto dalla telecamera. Aber ich habe gesehen, dass in Sekunden auf der anderen Hälfte Brandblasen kamen. Però ho visto che nel giro di pochi secondi sull'altra metà del viso si erano già formate delle vesciche per il calore. Und ich bin dann hingesprungen und habe mit meinen Handschuhen sein Gesicht geschützt. Allora mi sono avvicinato subito a lui e gli ho protetto il viso con i miei guanti. Aber in 10 Sekunden haben meine Handschuhe gebrannt. Però nel giro di 10 secondi i miei guanti erano già bruciati. Ich liebe den Film sehr. Io amo molto questo film. Und ich würde auch nicht gerne hinnehmen, dass Sie das als Dokumentarfilm sehen. E non sarebbe facile per me accettare che voi lo guardiate come un documentario. Es ist etwas anderes. È qualcosa di diverso. Was genau kann ich Ihnen nicht sagen? Non posso dirvi con precisione cosa sia. Nur möchte ich Ihnen sagen, der Film ist mir sehr nahe am Herzen. Vorrei solo dirvi che io sono effettivamente molto legato. Und ich freue mich, dass Sie gekommen sind. E sono molto contento che siate venuti. Vielen Dank. Grazie. Thank you.
Grazie.